l'iniziativa di oggi, avete letto il titolo, è solidarietà, giornata della solidarietà e della proposta. La solidarietà si svolge in due giorni, quindi oggi e domani tutti coloro che si possono recare, hanno la possibilità di recarsi all'ospedale di Locri o all'Avis qui, sempre a Locri, per la donazione del sangue, per far partire anche da qui, da Locri, un atto di solidarietà e quindi di aiuto. Ognuno di noi ha la possibilità di contribuire come può. E poi, dicevo, c'è una proposta. Noi insieme a Pino ed Eliseo abbiamo pensato di cambiare il modo di porci rispetto alla sanità, di passare prima alla proposta, e così la proposta possa evitare anche la protesta. La proposta che abbiamo messo in piedi, abbiamo già dato alcuni documenti che avete avuto la possibilità di leggere, e naturalmente abbiamo fatto nostro quello che già accade nella Regione Puglia e quello che accade anche in Veneto. Perché questo? L'abbiamo fatto perché riteniamo e ci rendiamo conto che il problema della sanità non è solo un problema della sanità in Calabria, è un problema della sanità sul piano nazionale, e quindi quello che oggi succede, quindi le criticità che noi abbiamo qui in Calabria, in modo particolare nei nostri ospedali, Locri e Polistena, quindi con la carenza di medici e paramedici, succede in tutta Italia. E i motivi sono uguali un po' per tutti, quindi dimissioni volontarie da parte dei medici, il prepensionamento, gente che va via dal pubblico per andare nel privato. Quindi, come vedete, noi siamo partiti dal Veneto, siamo arrivati in Puglia, quindi il problema è dell'Italia e soprattutto della nostra nazione. E quindi abbiamo messo in piedi una proposta che poi alla fine del dibattito, degli interventi, il dottore Sovada leggerà e quanti di voi potranno condividerla. È una proposta che è indirizzata al Ministro della Salute, al Commissario nonché Presidente Occhiuto, al Direttore Generale, al Vescovo e al Sindaco della città di Locri come massima autorità sanitaria. E in questa proposta alla fine noi chiudiamo anche con la possibilità di creare un osservatorio che mette insieme tutte le sensibilità del territorio, perché in questi anni, grazie ai cittadini, alle associazioni, ai partiti anche, che non al di là del colore politico, hanno lanciato un segnale d'allarme verso l'ospedale. E quindi noi intendiamo creare questo osservatorio che possa mettere insieme tutte queste anime e una volta al mese confrontarci con la direzione regionale in presenza, in via telematica, per capire la situazione, come va, e portare le proposte e quindi fare anche una situazione, un resoconto di quello che succede sugli ospedali, in particolare quello di Locri, ma anche quello di Polistena, perché no, Reggio e Melito. E naturalmente su tutto questo non ci siamo dimenticati dell'area territoriale, perché riteniamo che la medicina territoriale possa e debba sicuramente dare una mano all'ospedale, il primo impatto che l'utente, il malato ha, è sul territorio. Quindi se facciamo funzionare la medicina sul territorio rendiamo anche un ottimo servizio all'ospedale di Locri, all'ospedale Polistena e agli altri ospedali. Questa è la nostra intenzione, questo è quello che noi stiamo tentando di far partire oggi da Locri, e con la collaborazione di tutti, con la collaborazione dei sindaci, delle associazioni, e quanti di voi sicuramente in questi anni hanno contribuito a mandare segnali, non solo a segnali anche positivi, e con qualche risultato anche se visto dopo anche le segnalazioni. Non può bastare, e quindi noi ognuno dalle nostre posizioni cerchiamo di fare il possibile. Naturalmente la serata darà la possibilità a ognuno di voi, chi vuole intervenire, a dare il proprio contributo. E poi ci sarà l'intervento dell'avvocato Pamoniti, come dicevo, la chiusura sulla lettura del direttore, del dottore Sorbara, del documento. Chiudo
il mio breve intervento dicendo qual è il mio pensiero sulla commissario Occhiuto. In questo momento la valutazione sul commissario Occhiuto è sospesa per quanto mi riguarda. È sospesa perché ritengo che il commissario Occhiuto, che tanto sta facendo assolutamente rispetto a chi ha preceduto, però non può cambiare le cose con le stesse persone che hanno in questi anni collaborato insieme con i vari commissari. Quindi secondo noi la prima cosa, il primo intervento che il commissario Occhiuto deve fare, deve rivedere e rivedere il personale che oggi insieme al direttore generale sta cercando di trovare soluzioni sulla sanità, in modo particolare in questa provincia di Reggio Calabria. Ecco perché dico, questo è uno dei motivi perché il mio giudizio sul commissario Occhiuto è sospeso. E l'altro motivo perché è sospeso, lui più volte ci ha sempre detto che ha portato un direttore generale all'altezza, un curriculum di tutto rispetto, non c'è dubbio su questo, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, però io al direttore generale, io anche gli altri ci siamo confrontati su questo, chiederei una visione sull'ospedale, su cosa fare dell'ospedale di Roma. Dopodiché, dopo avere una visione, dare carta bianca al direttore generale, senza inserimenti politici su questo. Perché se un direttore generale che è ben pagato, che sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, viene messo anche nelle condizioni di avere una visione, ci dice qual è la visione, mette a terra la visione, il commissario Occhiuto sicuramente insieme agli altri organi potrà verificare sul campo. È su questo che chiediamo anche a gran voce, altrimenti noi continueremo a portare, a nominare direttori generali e quant'altro, a fare quasi l'ordinaria amministrazione. È vero che serve l'ordinaria amministrazione, ma sulla sanità serve una visione diversa che metta a terra un progetto valido per avere una soluzione. Che una soluzione non può essere qui a breve, a brevissimo tempo, ma negli anni. Come il commissario Occhiuto, in qualità anche di presidente, avrà anche ancora 2 anni e mezzo di legislatura e quindi portare sicuramente dei correttivi, li porterà, sentendo anche le indicazioni che arriveranno da più voci. Per adesso mi taccio e continuerò nel mio insolito compito di moderare la serata e quindi invito, se prima il sindaco di Roma, che ringrazio per la presenza, mi diceva che ama ascoltare e non intervenire, se vuole portare un saluto alla città e dare anche un contributo, pregherei di avvicinarsi. Sindaco, prego. Sì, grazie Raffaele, ero venuto qui ad ascoltare, ma giustamente è doveroso anche portare i saluti a voi che avete organizzato questa manifestazione, un saluto ai colleghi sindaci, a tutti gli amministratori presenti, un saluto a tutta la platea numerosa. Non sarò breve, certamente mantenere l'attenzione alta su un problema che è diventato atavico purtroppo è fondamentale, quindi vi ringrazio per questo tipo di manifestazione che portate avanti. Siamo in una piazza, lo ricordo a chi c'era, che ci dice tante cose, perché nel 2013 proprio da questa piazza si lanciava un grido d'allarme al presidente Scopelliti dove chiedevamo un intervento sulla sanità, quindi capite bene che già dal 2013 la situazione era grave. Che cosa aggiungo? Aggiungo che condivido i toni, assolutamente, cioè questa pacatezza, questo modo di esporre una problematica come quella sanitaria che tocca le coscienze di tutti quanti è assolutamente il percorso da seguire. Su questo con Pino ci siamo confrontati diverse volte, l'ho invitato più volte ad avere un atteggiamento più costruttivo, più propositivo rispetto alla problematica, e da questo punto di vista non posso fare altro che dare la mia disponibilità e della mia amministrazione a condividere questo tipo di cammino per cercare di risolvere quello che noi possiamo. Certo che dal punto di vista del giudizio sospeso di Raffaele, io invece, facendo il sindaco, devo avere necessariamente invece un atteggiamento speranzoso e fiducioso. Siccome più volte il presidente Occhiuto si è lasciato andare in delle affermazioni anche abbastanza dure, non ultime quelle di qualche giorno fa a Palazzo Nieddo, definendo la sanità un pachiderma,
quindi riconoscendo la difficoltà, riconoscendo che ha preso una sanità che era totalmente ridotta in macerie, e sono d'accordo sul fatto che non è facile intervenire e fare tutto nell'immediato, bisogna iniziare un percorso. Ben venga l'iniziativa del tavolo, qui c'è il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, sa perfettamente che a dicembre dello scorso anno nel nostro incontro col presidente Occhiuto, con la Di Furia, con l'assessore calabrese, alla presenza di Giuseppe Falcomatà, si era stabilito di organizzare questo tavolo. All'interno del tavolo dovevano esserci i rappresentanti dei sindaci e anche dei comitati e anche del Tribunale del Malato, proprio perché vogliamo continuare a confrontarci, segnalare, stimolare, pungolare per ottenere qualche risultato. Concludo, vi ripeto, con la fiducia massima che io invece ripongo nel presidente Occhiuto, che sta facendo tanto per rilanciare l'immagine della Regione Calabria, che sta facendo tanto per rilanciare anche le strutture della Regione Calabria. È chiaro che il compito più arduo, come lui stesso dice, come tutti noi sappiamo e tocchiamo con mano, è quello proprio della sanità. Quindi con uno spirito, vi ripeto, di fiducia e di speranza, vi ringrazio per l'invito e accolgo favorevolmente la vostra proposta. Voi lo chiamate osservatorio, per me è il tavolo, quello che volete, però facciamo qualcosa tutti insieme. Va da sé che l'associazione dei sindaci sarà coinvolta all'interno dell'osservatorio con i propri rappresentanti, con chi è delegato anche alla sanità, a partecipare e a portare anche sicuramente il contributo. Non è un osservatorio chiuso a nessuno, ma aperto, sta nascendo e nasce insieme a noi. Non siamo noi a, noi siamo a proporlo, a costituirlo, saremo tutti insieme. Chiedo al sindaco di Polistena di avvicinarsi per un intervento. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Io voglio solo dare qualche breve messaggio, intanto di solidarietà, consentitemi, perché sono qui da un altro territorio e potrebbe sembrare la mia presenza strana, invece no, siamo qui proprio per condividere una battaglia che riteniamo gli organizzatori abbiano fatto bene a promuovere in una piazza, perché le piazze sono di tutti ed è giusto che ognuno partecipi per come può a questa questo sentito calore che viene anche dalla popolazione, perché c'è un'esigenza qui che è quella di garantire il diritto alla salute, che ormai viaggia non solo sui territori della nostra regione ma anche da nord verso sud e da sud verso nord. La sanità piano piano si sta privatizzando, il pubblico si sta smantellando per delle logiche che sicuramente nessuno di noi vuole, ma che alla fine poi le politiche fanno poi far fare certe differenze. Allora io credo che noi bisogna ripartire nello spirito di unità che è segnato dalla nostra Costituzione, perché il diritto alla salute è uno dei diritti che ancora costituisce il pilastro della nostra Costituzione. E se perdiamo anche quella possibilità di andare a curarci nei nostri ospedali, davvero non ci rimane che non solo emigrare, ma forse morire anche per strada, perché se non hai l'assicurazione, come in altri paesi che magari hanno un sistema sanitario diverso, neanche si preoccupano se devi avere bisogno di cure e di assistenza sanitaria. Io non voglio qui stasera, anche perché ho capito che i toni della manifestazione sono dei toni, diciamo, moderati. Ed è giusto avere dei toni moderati, perché la moderazione serve quando bisogna affrontare delle situazioni anche usando la testa. Però noi qua siamo arrivati a un certo punto della situazione, del governo, anche della nostra regione, che abbiamo passato il giro di boa, perché 2 anni e mezzo già sono passati e noi aspettavamo, soprattutto perché il presidente della regione Calabria ha oggi questo vantaggio di fare anche il commissario di governo alla sanità, cosa che non hanno avuto i suoi predecessori, ci aspettavamo qualche cosa in più. Io francamente ho ritenuto di apprezzare anche il fatto che con la misura tampone dei medici cubani abbiamo dato una prima risposta e un primo segnale alle carenze di organico che ormai nelle nostre strutture sono quasi conclamate e non si riesce a porre freno, anche per le cose che diceva la sindaca di Siderno, la dottoressa Fragomeni. Però il punto è proprio questo, che
sanità stiamo costruendo per il futuro della Calabria. Allora ci dobbiamo preoccupare e lo dobbiamo fare in modo trasversale. Io condivido tutte quelle persone che dicono, ed è per questo che sono qua, che dicono che questa battaglia per il diritto alla salute non deve avere colore politico, perché deve essere una battaglia territoriale della gente. Allora ecco perché noi siamo qui. Quando c'è stato un presidente commissario, noi all'epoca avevamo il centrosinistra alla regione che governava, ma avevamo anche il commissario Scura, noi abbiamo fatto, io ricordo, che anche da questa città, così come da Polistana, sono partite battaglie forti, e quindi non, alla proposta poi è seguita la protesta. Ma non dobbiamo avere paura di farlo, anche se chi governa magari è amico nostro, perché diversamente facciamo un errore. E anche in questo dobbiamo avere la maturità di capire che se siamo qui siamo per garantire i diritti del popolo, non siamo qui a garantire permanenze politiche o altro tipo di esigenze. Allora io credo che la presenza dei sindaci è importante, con questo spirito che deve animare queste piazze, che deve essere uno spirito territoriale, ma nello stesso tempo ci deve essere la gente. A me piace francamente che ci sia una piazza abbastanza interessata e attenta, che discuta di sanità, ma voglio anche dire una cosa: Polistena non è nelle stesse condizioni di Locri e viceversa, perché pur essendo due ospedali che sono gemelli, perché sono due SPOC, uno sull'area territoriale della Piana, l'altro per la Ionica, Polistena ha subito una discriminazione da parte della Regione Calabria, perché nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera si prevede la sua cancellazione. Non è la stessa cosa per Locri, quindi voi partite con un vantaggio, però partite anche con uno svantaggio, perché chi ha fatto la pubblicità su questi territori, anche amministratori locali, non hanno fatto una bella pubblicità dell'ospedale di Locri. Noi, come ci appare dall'esterno, ci appare un presidio che praticamente non ha nulla, magari ha anche delle potenzialità, però non si può bistrattare anche chi lavora giorno dopo giorno per garantire i servizi ai cittadini. Quindi non fate questo errore. L'ospedale serve, bisogna denunciare quello che non funziona, ma nello stesso tempo bisogna essere solidali anche con quei medici, con quegli infermieri, con quegli OS che faticano per portare avanti anche servizi di primaria necessità per i cittadini. Allora ecco, con questo spirito io mi auguro che dalla proposta che fate ci sia un seguito, però dico pure che questa è, diciamo, un passaggio forse obbligato per chi come voi ha anche un'idea politica, non lo discuto, ma nello stesso tempo lo step successivo deve essere, secondo me, se non ci saranno poi le risposte adeguate per l'ospedale di Locri, ma in generale per la sanità territoriale, deve essere la protesta. E noi siamo già alla fase più avanzata, perché riteniamo, ripeto, che il diritto alla salute e alla sanità pubblica sia un diritto sacrosanto dei cittadini, che non può guardare a questo o a quello o a quell'altro altare. Noi siamo tutti sulla stessa barca quando parliamo di sanità e della pelle delle persone, quindi so inevitabilmente che da qui, se non ci saranno delle risposte, ci dovrà essere una protesta che stavolta però deve unire i territori. Polistena non è che si può fare la sua battaglia, perché poi sembra che sia una battaglia sua propria, no, è una battaglia di tutti, perché diceva bene Sainato: quando non funziona l'ospedale di Polistena, quando non funziona la medicina territoriale, quando non funziona un pezzo di questa già difficile situazione sanitaria che ci troviamo in Calabria, guardate che ne risentono tutti gli altri ospedali a catena. Perché se non c'è il posto letto a Polistena, bisogna venire a Locri e viceversa. E allora così non si può andare avanti. La sanità deve funzionare bene ovunque. Per questo serve che ci siano sindaci, amministratori, realtà, comitati, che vengano anche qui da voi e che qui da voi vengano da noi. Dobbiamo parlarci, cominciare a parlarci, perché se ci uniamo siamo più forti e possiamo far valere i diritti non nostri, ma della gente che ci ascolta e che ha diritto appunto ad avere una sanità in Calabria dignitosa. Grazie. Buonasera a tutti, sono Cristina Fragomeni, consigliere comunale presso il comune di Agnana Calabra.
Porto ovviamente i saluti del sindaco di Anna Calabra Pino Cusato, che per impegni sopravvenuti non ha potuto garantire oggi la sua presenza in questa sede, pur tenendoci molto, e mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti doverosi nei confronti degli organizzatori, dei sindaci, degli amministratori e soprattutto nei confronti dei presenti. Il mio intervento si atteggia ad una sorta di resoconto. Mi sembra soltanto ieri, in vero correva l'anno 2015, quando unitamente ad un gruppo di studenti piuttosto nutrito e armato di striscioni, popolammo le piazze di questa città in cui si concentra una parte significativa dei miei studi alle grida "L'ospedale non si tocca". Oggi mi trovo qui in altre vesti, in rappresentanza, come dicevo, del mio comune, che intende aderire in maniera convinta a questa che è stata definita dal presidente Ammoliti come un'azione di riscatto. Questa è la giornata della solidarietà, che ci vede coesi al cospetto di una tematica importante, di una tematica significativa, rispetto alla quale il rischio è quello di precipitare nella rassegnazione, ma è anche la giornata della proposta, quindi una giornata spesa all'insegna della sensibilizzazione e della consapevolezza che il tema centrale è qui costituito sì dal problema, ma non soltanto da questo, non soprattutto da questo, dalla prospettazione delle soluzioni al problema. Queste ultime tuttavia passano necessariamente attraverso l'analisi critica del problema medesimo. Concordo con chi mi ha preceduto con le osservazioni innanzi esposte quanto alle esigenze di potenziamento del nosocomio locale, che potrebbero anche efficacemente combinarsi con il potenziamento dell'assistenza primaria ad attività oraria, in precedenza nota come guardia medica. In questo senso, laddove fosse garantito un efficace binomio tra capillarità ed efficienza, il risultato sarebbe quello di concorrere all'alleggerimento del sovraccarico gravante sul pronto soccorso, come sappiamo, preso d'assalto. L'ospedale di Locri costituisce un punto nevralgico, ma qua non discorriamo soltanto di un dato geografico, perché l'importanza strategica di questa struttura si intreccia intensamente con l'affermazione concreta dei diritti fondamentali costituzionalmente presidiati, perché è di quello nella sostanza che stiamo discorrendo in questa sede. Ora, lungi da me il dilungarmi, ci tengo in questa sede a farmi portavoce non soltanto del mio comune ma anche dei giovani, perché è anche da parte dei giovani che devono promanare la rivendicazione dei diritti, la presa di coscienza, la reiezione del silenzio, del disagio e delle disparità. Il che significa anche propugnare, portare avanti una sete di chiarezza e di prospettive tangibili che nel contesto in disamina sono prospettive di vita. Si tratta di tasselli su cui occorre lavorare, perché la sussistenza di questi è imprescindibile affinché sia reso vivibile questo territorio, intendo serenamente vivibile questo territorio in cui affondano le nostre radici. Grazie. Grazie e complimenti per l'intervento. Chiederei di intervenire, ci ha chiesto di parlare Francesco Panetta, è un dipendente dell'ASP, vuole portare il proprio contributo. Buonasera a tutti, molti di voi mi conoscono, io sono un centrenista, anzi l'unico centrenista rimasto all'ospedale di Locri, ma qui non sono come veste di centrenista ma come utente anch'io, perché signori, il discorso è questo: sta venendo meno il diritto alla salute, che è uno dei diritti fondamentali della Costituzione. E nessuno, o meglio, ci stiamo provando, fino ad oggi ha fatto nulla. Qui non c'entra nulla la politica, non c'entra nulla da destra, la sinistra, il centro, 5 Stelle, eccetera, eccetera. Perché dobbiamo metterci nei panni delle persone che non hanno una carica politica e quando vanno a bussare all'ospedale per chiedere qualcosa devono aspettare mesi o che qualcuno li ascolti. Io capisco che magari le persone importanti
hanno, scusatemi se parlo in questi modi molto diretti e molto bassi, ma sono fatto così. Un sindaco, una persona importante, bussa all'ospedale, alla corsia preferenziale. Noi dobbiamo metterci invece nei panni di chi tutto questo non ce l'ha, di chi non è conosciuto da nessuno. E molti, per fare un esame, per fare una qualsiasi visita, deve aspettare mesi. Ora, parlo del mio piccolo, del centralino. Qual è l'importanza del centralino di un ospedale? Qualcuno può anche sorridere, chi dice il centralino è importante. Sì, il centralino è importante per due motivi. Il primo motivo è che noi siamo il collante tra l'utenza e gli operatori sanitari, perché ci sono molte persone che si rivolgevano, parlo del passato perché ormai, ripeto, sono da solo e posso fare poco, ma come me tanti altri centralinisti, non solo in Calabria ma in Italia, per avere un'informazione, per avere un contatto con qualcuno che gli possa dare qualche notizia su qualche visita, su qualche parente, su qualcosa. La seconda cosa per cui è importante la figura del centralinista in un ospedale, e non secondario ovviamente, è che quando nella fase notturna soprattutto o festiva di reperibilità, vista che c'è la mancanza cronica e tragica di personale, il centralinista ha il compito di chiamare i reperibili dei vari reparti. Se non c'è il centralinista, quel povero medico che già da solo per i fatti suoi a combattere contro 60, 70, 80 pazienti fuori che stanno aspettando, parlo per esempio del pronto soccorso, si deve mettere al telefono, rintracciare il personale reperibile, magari c'è un codice rosso davanti con un'emorragia interna, eccetera, eccetera, e che stiamo facendo noi signori? Stiamo perdendo soltanto tempo e magari rischiando di perdere una vita umana. Ora, perché tutto questo non accada, chiedo a chi può fare che faccia, senza stare a vedere che Occhiuto fa parte del nostro stesso partito, perché ricordiamoci signori che tutti ci possiamo sentire male, noi, i nostri parenti, i nostri amici e chiunque ha bisogno dell'ospedale, perché l'ospedale non è di Occhiuto, non è della dottoressa Di Furia, ma è nostro. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori, l'avvocato Mammoliti. Siamo qui un gruppo del nostro direttivo, siamo un comitato, siamo nati 2 anni fa proprio per le esigenze del nostro ospedale, del nostro territorio. Perché in quel momento, era luglio 2021, versava in condizioni di disagio estremo, così come anche in questo periodo. Quindi volevo manifestare, volevamo, perché qui sono insieme ad un gruppo nutrito di persone che come me si lottano ogni giorno per avere un diritto che un tempo era garantito, ora invece è diventato, non so, neanche un optional, un miraggio. E siamo qui perché vogliamo anche manifestare, noi non ci facciamo la guerra tra poveri, perché nell'ultimo periodo si era sentito parlare di alcuni interventi nei reparti, mi sovviene in questo momento la ristrutturazione dell'ospedale, del reparto di cardiologia, emodinamica qui, cardiogestimolazione dall'altra parte. Noi siamo qui per manifestare al popolo di Locri innanzitutto che siamo vicino a voi perché viviamo la stessa esperienza e poi perché l'ospedale di Locri come quello di Polistena servono. L'ospedale di Locri serve 42 comuni e purtroppo capisco, per quanto siamo una platea abbastanza nutrita, capisco che i sindaci, perché io do la responsabilità ai sindaci perché sono i primi cittadini, che devono secondo me sensibilizzare molto di più la gente. La gente al di là dei sindaci ovviamente deve capire che questo è un momento che non si può lasciare a caso e non si può soprattutto farsi prendere dalla disperazione o dalla rassegnazione, assolutamente no. Noi abbiamo un potere
grandissimo, che è quello del voto, ad esempio. Dobbiamo cercare di ricordarci, quando andremo a votare, di votare non per favoritismo, dobbiamo cercare di votare le persone che in questo periodo buio, così buio della storia della sanità calabrese, sta facendo o non sta facendo niente. Ora, per quanto siamo qui in una veste tranquilla, o comunque in una serata di confronto e di proposte, io non me la sento di essere poi così brava e così tranquilla, perché noi abbiamo un presidente della regione, nonché commissario a questo benedetto piano di rientro, che ha dei poteri straordinari, quindi non è un commissario qualunque, è un commissario con poteri straordinari. Che cosa vuol dire questo? Che lui ha la possibilità, ha anche dei soldini a disposizione per aumentare i cosiddetti LEA, ad esempio, che sono rimasti nel cassetto della regione fermi. Quindi lui avrebbe la possibilità di fare qualcosa. È anche vero che sicuramente la nostra sanità l'ha trovata in macerie, ma quanto ancora dobbiamo ascoltare questa situazione? Beh, la sanità era in macerie, da Scopelliti a questa parte, quanto dobbiamo sentire che comunque ha fatto tanto ma che non può fare più di tanto? No, ha fatto tanto, però sono quasi 3 anni che il commissario è lì, che è in veste sia di presidente che di commissario, quindi noi ci saremmo aspettati qualcosina in più. Cioè non è più possibile dire era la situazione dell'ospedale di Locri o quello di Polistena o anche le cosiddette case di comunità. Ma queste case di comunità, questi ospedali di comunità, come si possono realizzare se ancora non sono stati fatti i concorsi? Questi, se mai dovessero arrivare a ristrutturare queste case di comunità, ma non ci sono il personale, cioè manca personale, quindi queste case di comunità rischiano di essere un contenitore vuoto, perché se già non abbiamo personale per l'ospedale, cioè in questo periodo non sentite, abbiamo il pronto soccorso di Locri che è in affanno, il pronto soccorso di Polistena arriva gente alle 8 di mattina, viene visitata alle 8 di sera. C'è il reparto di radiologia che non ce la fa più, ci sono gli operatori sanitari che fanno turni disarmanti, noi siamo con questi medici, noi siamo con gli operatori sanitari che sono rimasti in trincea, noi sappiamo la fatica, e poi gli errori purtroppo ci sono perché fanno turni massacranti, ci sono operatori sanitari, io conosco molto bene la realtà del mio territorio, del nostro ospedale, che fanno turni, arrivano a fare 15-18 notti, il primario di radiologia fa 18 notti al mese. Pensate che non è possibile, è un umano, quindi si sbaglia, purtroppo non è una giustificazione, ma noi dobbiamo cercare di alzare questa protesta, dobbiamo cercare dopo stasera, io non ho tanta fiducia che risponderanno sinceramente, perché il 26 di luglio noi eravamo davanti al nostro ospedale a richiamare l'attenzione del governatore Occhiuto, ma purtroppo non ci ha risposto. Lui viene, abbiamo visto che la settimana scorsa era presente con i sindaci sull'Ocri, ma alla fine sì, fanno proposte, dicono arriverà il medico nella chirurgia, arriverà l'aiuto al pronto soccorso, ma poi alla fine sono 3 anni, che cosa abbiamo visto? Al di là dei medici cubani che ringraziamo, l'abbiamo detto in mille lingue diverse, che lo ringraziamo perché è stata una scelta impopolare sì all'inizio, ma poi comunque ha garantito la sopravvivenza di molti reparti insieme al pronto soccorso. Ma se questi medici domani mattina Cuba decide, per quanto hanno un contratto limitato ora fino a dicembre, decidono di non venire più, noi moriamo, possiamo veramente definirci morti, perché non esisterebbe né l'apertura sia del pronto soccorso che dei reparti, sia di Locri che di Polistena. Quindi possiamo stare in condizione, voi rimanete tranquilli, noi no. Quindi la prossima volta che ci incontreremo sarà sicuramente nella sede di Catanzaro o a Reggio Calabria. La dottoressa Di Furia, per quanto bravissima, e chi mi ha preceduto l'ha detto in maniera molto più qualificata di me, ma alla fine il commissario, la dottoressa Di Furia, se è serva di una politica, perché purtroppo ha un contratto fiduciario
ed è naturale che segua questo corso, perché ovviamente non si scosterà e non si è scostata, cioè può fino a questo punto, ora non può più fare niente, quindi siamo noi, se volete, solo noi possiamo attuare un cambiamento, e come con la protesta, ovviamente pacifica, non dobbiamo andare là a fare chissà che cosa, però se ci vedono uniti, solo così noi potremmo cambiare le cose. Altrimenti saremo destinati a morire in questa terra, e parlo sia della Ionica che del Tirreno. Grazie, perdonatemi, forse mi sono dilungato un po', ma non... Grazie Presidente. Prima di passare la parola a Pino, è giusto chiarire un aspetto. Noi stasera stiamo qui avanzando la proposta non perché riteniamo o vogliamo salvaguardare qualcuno. Se c'è qualcuno che va salvaguardato è solamente l'ospedale di Lodi e l'utenza. Quindi attraverso questa proposta noi chiediamo risposte, e l'abbiamo messa a terra proprio per avere risposte, per non farci non avere incontri dove ci dicono le cose fatte, ma in sostanza rispetto a una visione che l'ospedale di Loche, che la sanità calabrese deve avere, ancora noi questa visione non l'abbiamo vista. Quindi noi la mettiamo a terra questa proposta e aspettiamo delle risposte. Poi naturalmente faremo quadrato anche con gli amici del Tirreno, con gli amici di Polistena, per poter avanzare e avere una voce maggiore all'interno del territorio. E l'allarme dei medici cubani è un allarme da più parti, è stato già lanciato, vedremo come in questo periodo soprattutto andrà a rispondere il commissario della sanità. Prego Pino. Grazie e buonasera a tutti, un abbraccio affettuoso indistintamente ai presenti che vanno dai cittadini comuni, ai rappresentanti del sindacato, ai rappresentanti delle categorie professionali sia impegnati nell'ospedale di Locri sia sul territorio, vedo parecchi colleghi avvocati, commercialisti eccetera. Io non vorrei deludere le aspettative, però ricordo che tanti anni fa in un celebre programma televisivo di spettacolo Biberonia, Leo Gullotta, per omaggiare Craxi, si vestiva dalla signora Leonide e veniva a passeggiare sul palco dicendo Craxi è bravo, Craxi è intelligente, Craxi è simpatico, faceva pure l'occhiolino. Detto questo, io sono pronto a chiedere scusa se ho usato sino ad oggi dei linguaggi eversivi, non politicamente corretti, nei confronti dei vertici aziendali e del commissario Chiuri. Però onestamente, pure facendo uno sforzo enorme, sia gastrico che mentale, per poter giustificare una modifica del mio stile comportamentale, come si fa a ringraziare l'onorevole Occhiuto, la dottoressa Di Furia, se ancora oggi noi questa sera siamo pochi di più rispetto a coloro i quali sostano dinanzi al pronto soccorso? Per questo dobbiamo dire grazie? Secondo me no. Noi chiediamo, così come abbiamo detto, una razionalizzazione attraverso forme intellettive e strategicamente intelligenti. Per esempio, se al triage c'è un solo operatore, fare, così come abbiamo elaborato nelle nostre proposte, un'azione di coinvolgimento dell'associazione di volontariato per iniziare ad accogliere i primi utenti, proprio perché c'è dietro le spalle una penuria di strutture, di medici sul territorio, le guardie mediche, di pediatri, eccetera. Noi non penso che chiediamo la luna. Anziché mettere un triagista, mettere due e possibilmente uno dei due medico, non mi pare di chiedere la luna. Se noi chiediamo di aumentare nel reparto di chirurgia i medici presenti, perché in quattro e solo tre operano, non ce la fanno a sostenere questo peso enorme, attingendo alle graduatorie già stilate, perché ci sono vincitori di concorso dal 6 di agosto, non diciamo cose vergognose, non diciamo cose che possono mortificare l'animo di chi comunque non si mortifica, perché se vengono qui a Locri a dire che tutto va bene significa che è dimortificante, questo è vero, poco.
Ora non vorrei guadagnarmi le antipatie di Don Mario o del sindaco di Locri. Certo, non sono alla ricerca di consenso questa sera. Sono però per analizzare alcuni fatti, no? Che spingono sempre più la nostra zona, la zona della Locride, verso l'ultimo tassello di attenzione che le istituzioni dovrebbero primariamente rivolgere. Se fallisce il diritto alla salute, se viene ritardato, se si registrano testimonianze come quella di Francesco, che eroicamente stasera è venuto dinanzi alla città di Locri a dire, da dipendente ospedaliero, perché voi dovete sapere che viene spesso ventilata la mortificante situazione, dice, sai, noi siamo dipendenti dell'ospedale, non possiamo parlare. Questa è una follia. Non è mai successo in nessun regime che un dipendente non si possa indignare o ci vogliono costringere. Ci vogliono costringere a diventare vigliaccamente eroi di un sistema che ci vede sempre più periferici. La Locride, rispetto ai grandi temi e alle agende della politica regionale, nazionale, conta pari a zero. Noi dobbiamo mendicare la presenza di un medico sulle autoambulanze e poi dobbiamo dire che comunque sono bravi. Qui c'è una sorta di flirt tra paradossi. Cioè noi abbiamo una struttura del pronto soccorso che potrebbe da subito, o almeno da 15 giorni, ospitare altri 9 posti letto, 9, quindi significa che tutte quelle persone, ultraottantenni, fragili, persone che sono in attesa di avere una prima attenzione medica, possono avere un ristoro quantomeno in un luogo di dignità. A noi viene negata la dignità, e se c'è e continua questa sindrome di Stoccolma in noi, perché noi stiamo vivendo una sorta di sindrome di Stoccolma, nel tentativo di armeggiare, confrontarci con il potere, finiamo poi per fare quello che il potere vuole. Quindi noi non usciamo da questo quadro. È assurdo che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari vengano di nascosto e ben lontani dalla visibilità pubblica a dire, guarda, abbiamo questo problema. Noi questo dobbiamo eliminarlo. Noi dobbiamo favorire attraverso una negoziazione tra interessi confliggenti, apparentemente confliggenti, che sono quelli del mantenimento del posto di lavoro e il diritto a lavorare con serenità, dobbiamo creare un ponte. Questo è lo spirito dell'iniziativa di questa sera. Io capisco che non ci sono ovviamente dei compimenti in queste situazioni, c'è sempre un'approssimazione, però superare quella logica fantozziana di apparire gentili e servili, inutilmente gentili e servili, per avere il ristoro di qualche vantaggio in più che è minimale, questo ci mortifica e non può. Noi dobbiamo capirle queste situazioni, perché se noi non siamo gli altri o gli altri siamo noi, questa inutile protesta diventa un esercizio ulteriore di sforzo, di ossigenazione, e finisce qui. Cioè noi questa sera, io capisco che era complicato avere qui la presenza della dottoressa Di Furia o del governatore Occhiuto, ma sono ben lieto che ci sia la vostra attenta presenza per invitarvi, indurvi ad una riflessione. Noi non possiamo vivere secondo schemi precostituiti e vivere nel labirinto delle nostre ansie, dei nostri tormenti. Noi dobbiamo stabilire, se riusciamo, un'area dove vengano decretate le regole, e le regole non debbono essere l'area dove vengono divisi gli interessi, ma deve essere quell'area dove gli interessi personali vengono sacrificati a favore della collettività. Voi sapete che, e se non lo sapete vi prego di ripeterlo, è stato assegnato un colonnello medico a titolo gratuito con l'autorizzazione ministeriale all'ospedale di Locri, e non l'hanno fatto prendere servizio i nostri dirigenti, a cui noi dobbiamo dire grazie, grazie di esistere, a titolo gratuito. Diventa mortificante pensare che un medico
vada in ferie unitamente agli altri colleghi dello stesso reparto. Non c'è una strategia di gestione. Io capisco che non è facile, è tutto un sistema sanitario che ormai è sbrindellato. In Italia la Regione Calabria non offre spunti di eccellenza, abbiamo seguito tutti ieri sera o ieri, da ieri mattina, la vicenda del reparto di rianimazione di Cosenza, e Cosenza è la città del commissario Chiuto, no? Allora, se quella è la condizione della capitale degli interessi sanitari ed economici di questa regione, immaginate cosa possa interessare se nei reparti non ci stanno le lenzuola per tutelare e far vivere dignitosamente la reggenza agli ammalati. Io intanto voglio ringraziare quanti si sono recati stamattina a donare il sangue, e domani lo potranno rifare anche presso il centro dell'Avis, perché questa è la nostra volontà, quella di rendere eticamente interessante, seducente la nostra azione. Non siamo un popolo che sa solo piangere e lamentarsi. Noi abbiamo dato prova nei momenti più difficili, dal dopoguerra ad oggi, che la resilienza della Locride riesce ad essere al pari di quella del resto d'Italia. Quindi noi dobbiamo avere gli stessi diritti che hanno i cittadini della regione Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna. Non può e non deve diventare la Calabria la cassaforte delle regioni del nord. E questo succede solo in un determinato modo e con determinate modalità, cioè quelle di avere la volontà di reagire e non in modo silente. Noi dobbiamo reagire, indignarci, perché se ci tolgono pure questo diritto, noi ci consegniamo anzitempo ad ogni sconfitta. Se ci viene negato il diritto alla salute, alla vita, ma quale diritto possiamo vantare ulteriormente? Né possiamo pensare che la magistratura possa avere, spesso evocata, un effetto surrogatorio rispetto ai poteri istituzionali precostituiti. C'è un commissario della sanità, c'è una dirigenza aziendale molto ben remunerata, differentemente da coloro i quali non riescono a sopportare di raggiungere la terza settimana del mese per quelle che sono le difficoltà economiche. Allora noi dobbiamo elaborare questa progettualità interiore, capire che la posta in gioco non è per tutelare Pino, Raffaele o i singoli presenti questa sera, ma è per tutelare coloro i quali non hanno il diritto di chiedere, hanno quella timidezza di fondo, preferiscono evitare le attese ospedaliere e le mortificazioni spesso a volte ospedaliere, facendo ammainare la bandiera della speranza. È chiaro che in questo tavolo ci deve essere la presenza forte, significativa della Chiesa, della magistratura in una condizione di vigilanza ulteriore, dei sindacati che non debbono litigare se l'infermiere Tizio è legato alla sigla tale o l'infermiere Caio è legato ad altra sigla, quindi tutelare eventuali presenze nei reparti, la razionalizzazione del sistema sanitario che ci comporta, ci impone l'umiliazione di andare in ospedale e sentirsi dire: guardate, non ci sono i cerotti, non ci sono le siringhe, non c'è questa medicina, andate in farmacia. E io immagino chi, recandosi in ospedale dopo le 20, a quale farmacia si deve rivolgere. Cioè qui è una sfida, una capacità di resistenza a cui ci sottopongono questi signori. E allora, dai primi cittadini presenti sino ai più giovani, ai dipendenti che vedo qui numerosi questa sera, sperando che non vengano ripresi dalle televisioni per poi passare sotto le forche caudine della dottoressa Di Furia, io dico: noi dobbiamo far ripartire la speranza. Questo è il nostro dovere. Non esistono patti, transazioni rispetto a questo diritto. Noi dobbiamo avere le idee chiare e tirare dritti come un treno. Facciamo la proposta
ben concepita in italiano, educata e tutto, però se dobbiamo assumere delle decisioni che possono apparire maleducate o comunque screanzate rispetto a quella che è una dimensione di sottomissione che ci vorrebbero imporre, quello che dobbiamo fare. Sta a noi difendere la nostra dignità. Non ci sono soggetti che ci liberano. Dobbiamo liberarci noi da queste catene. Nessuno verrà ad aiutarci. La dottoressa Di Furia viene dalle Marche, non viene da Agnana, da Platì o da Polistena, per conoscere quella che è la situazione reale del ventre molle di questa società, quelle che sono le paure, le difficoltà. Lei ha un'immagine, immagino che ce l'abbia onirica, perché nella realtà non è per nulla confacente a quelle che sono le reali situazioni, e immagino che l'ospedale di Ancona o di Pesaro sia omologo ed equivalente nei servizi con Locri o viceversa. Noi dobbiamo spiegare, e lo deve spiegare anche l'azienda e i dipendenti ospedalieri di Locri, perché spesse volte io ho notato che quando vengono qui ad autocelebrarsi dinanzi ad un popolo sempre più stremizzito, c'è una ristretta presenza di sindaci e una discreta presenza di medici e di infermieri pronti a salutare il padrone. Noi a queste cose non ci stiamo. Noi vogliamo che voi venga rivoluzionato. È interrotto soprattutto il ciclo dei vinti. Noi non siamo né vinti né perdenti. Noi siamo eroicamente testimoni di questo tempo e dobbiamo svolgere sino in fondo questo mandato a terreno che ci è stato assegnato, non tanto per noi, quanto per i nostri figli. Grazie. Grazie Pino. Oltre alle difficoltà strutturali e organizzative che si registrano nel nostro nosocomio, vi sono poi casi di mala sanità legati alla disinvolta gestione da parte di alcuni dirigenti medici che, non riuscendo a cogliere il dato di patologicamente significativo e tentando di esplorare anche rimedi che vanno oltre la scienza riconosciuta, producono poi danni irreversibili, danni irreparabili. Ma ciò che riguarda questo caso di mala sanità è soprattutto l'atteggiamento disumano di alcuni medici che spesse volte, pur di semplificare il loro contatto con l'utente e con i familiari del paziente, sbrigativamente licenziano queste vicende. E così è successo al signor Fazzari, che recentemente ha perso la moglie, proprio per questi atteggiamenti di maleducazione, di scarsa sensibilità verso i pazienti. Il dato umano diventa, unitamente al dato clinico, prevalente nella gestione di alcune patologie, di quasi tutti gli ammalati che si rivolgono ai centri ospedalieri. Quindi se viene meno l'essenza dell'umanità, noi perdiamo anzitempo ogni sfida contro malattie e contro patologie purtroppo implacabili. È il caso appunto della moglie del signor Fazzari, che è stata licenziata, trasferita, sballottata da un ospedale all'altro senza avere un approdo certo e rassicurante rispetto a quelle che erano le tecniche cui doveva essere sotto. Sono Fazzari Giuseppe, nato Antonio Mini. Vorrei fare un appello al presidente Occhiuto, commissario della sanità. Di questa vicenda, se è una vicenda giusta, vorrei saperlo, vorrei se prende atto lei. Sono reduce di una tragedia di mala sanità. Mia moglie, quando nel periodo della pandemia, ha fatto la prima chemioterapia all'ospedale di Catanzaro. Quando è stata proprio una sola ha fatta, non è che ha fatto più di una. E quando è incominciata è diventata non gliela faceva a camminare, cadeva per strada. L'ho portata a casa,
Quando l'ho portata a casa non sono stato capace a portarla nemmeno a casa, ho dovuto lasciarla alle terme di Antonimina, dove c'è una casa in costruzione, perché non ce la faceva. Piano piano si è ripresa, non stava male. Piano piano, sempre in corrispondenza col medico dell'oncologia. Poi il 29, la pandemia, lo devo dire questo, è diventato Covid. È subentrato il Covid. Ho chiamato il medico di Catanzaro, gliel'ho detto, e mi ha detto di ricoverarla. E io ho dovuto avvisare il medico di famiglia, giustamente, che cosa faceva. Il medico di famiglia mi ha mandato l'USCA. L'USCA gli ha detto che il quadro clinico è buono e non ha bisogno di ricovero, di andare in quelle malattie infettive. Così mi ha detto. Però gli ho detto io, ma non gli fate nessuna medicina? No, dice, sta bene così. E siamo andati avanti così per un paio di giorni. E un paio di giorni, poi ho cominciato a stare male. Chiamo il medico di Catanzaro, dice no, prima non è voluto venire, adesso non può venire qui. Questo è stato il discorso. Chiamo il dirigente delle malattie infettive e mi dice lo stesso, no, non ha voluto venire, ora non può venire. Io vorrei una risposta da qualcuno. Se quell'ospedale era suo, che poteva fare quello che voleva, non lo so. Questo vorrei sapere. E così, sul seguirsi di giorni, poi sono passati verso il 10, il 29 è risultata Covid. Il 10 è venuta l'USCA, io con la mia insistenza gli ho detto di fare un'ecografia, ha portato a spalla quel apparecchio, gli ho fatto l'ecografia e mi ha detto c'è un inizio di polmonite, non gli fate niente. Io dice, poi se ne sono andate e non chiamato un'ambulanza che dobbiamo portarlo all'ospedale. Che cosa faccio? No, niente, mi hanno lasciato 3 giorni lì. Così, con la polmonite, con Brufen e tachiperina. Dice, ho detto io Brufen e tachiperina. Ma che cosa dite? Dice, non è venuto nessuno. La sera del 13, con l'intervento, perché io ho chiamato tante volte i carabinieri mi dicevano dovete chiamare il 112, non a noi. E non sono stato capace nemmeno in questi 3 giorni a avere un risultato. Poi tramite un amico di famiglia, quella sera del 13, ha chiamato i carabinieri, il 112. Il 112 hanno chiamato l'ambulanza a Reggio. Reggio ha mandato l'ambulanza. L'ambulanza l'ha ricoverato a Reggio io. Quella sera loro l'hanno portato. L'hanno portato, la mattina mi hanno chiamato, dice è grave, c'è un problema di polmonite grave. Ma poi io, la mia insistenza era sempre a chiamare quel medico di Catanzaro, a dire di portarla a Catanzaro, di trasferirla dopo pochi giorni, vedendo che il risultato è di poco buono lì a Reggio. Perché prima lei mi dava comunicazione col telefono. Poi piano piano ho cominciato a andare. Ho visto che non riprende, l'ho insistito a chiamarlo, mi ha detto che con l'ossigeno non la posso portare. E poi dici la dovete portare dove non siete voluto andare, non la potete portare lì. Questo io vorrei una risposta da qualcuno. Se c'è qualcuno che mi può dare una risposta di queste, se lui poteva fare queste cose, questo vorrei sapere. E poi piano piano sono passati giorni, l'ho chiamato fino all'ultima sera che è morta. L'ultima sera mi ha detto che non gli hanno risposto il Reggio, che poi ho fatto mettere l'oncologo, l'ho fatto mettere in comunicazione con Reggio per vedere che. E mi ha detto che non gli hanno risposto. Condoglianze, quale condoglianze? Vorrei sapere una risposta da qualcuno. Lo Stato c'è? No. Perché se c'era lo Stato, doveva prendere atto.